in un periodo simile, cioè la fine della Belle Époque, diciamo così, in un periodo in cui prende piede l'eugenetica. A dire in breve che cos'è l'eugenetica rispetto a queste tematiche, cioè ai rapporti che ha avuto gli stati, le nazioni, i governi, le politiche allora in Europa ma anche in America, riassunto in maniera molto breve, possiamo dire che è l'eugenetica che ha fatto nascere il nazismo e non il contrario. Io l'anno scorso ho messo in scena un testo di Marco Paolini che si chiama Ausmerzen. Ausmerzen è un verbo tedesco che deriva da amarzo, cioè nel periodo della transumanza, le pecore e gli agnelli che non sono abili, non sono capaci di reggere la marcia, vengono soppressi. Poi sapete com'è finita la storia. C'è un'operazione che si chiama Aktion Tefir, è la prima operazione di massa di sterminio fatta dai nazisti. Prima di fare fuori gli ebrei, gli omosessuali, i testimoni di Geova per il loro pacifismo, gli zingari, i politici, no, i politici erano già nell'occhio del mirino di Hitler e del nazismo. Prima di questi, la prima categoria vittima del delirio della pura razza ariana sono i malati mentali, i portatori di handicap, i bambini affetti da malformazioni. Si parla di 300.000 vite indegne di essere vissute, Lebensunterleben, passate soprattutto per il cammino. E chi dà avvio a questa storia qui? Diciamo così che il padre, quello che ha battezzato l'eugenetica, è un certo Francis Galton di Birmingham. Era il cugino di Darwin, quello che ha inventato il sacco a pelo, quello che ha scoperto un po' l'uso delle impronte digitali, sapeva un po' di tutto, laureato in niente. Francis Galton battezza questa pseudoscienza, che possiamo definire una filosofia scientifica, oppure una scienza filosofica, una filosofia scientifica che autorizzava a sterilizzare le persone sbagliate, quelle che avevano questi, chiamiamoli difetti, non so come chiamarlo perché è sempre molto difficile dare un nome a queste categorie. Ed è lui che lancia, diciamo così, l'eugenetica in giro per il mondo. Primi a partire sono gli Stati Uniti che negli anni 20 sterilizzano circa 250, all'inizio degli anni 20 sterilizza 250.000 persone. Poi Baffetto, Hitler, scopre che c'è un libro in Germania di un medico, di un giudice che si chiama Lebensunterleben, vite degne di essere vissute. E da lì prende avvio questa storia della razza ariana, della pura razza tedesca, eccetera, eccetera. L'Aktion Tefir comincia nel 39, si chiama Aktion Tefir perché dall'iniziali della sede segreta a Berlino, Tiergartenstrasse 4, ed è importantissima perché si accanisce contro queste persone, ma ha un percorso che è fondamentale, che pochi conoscono, che parte nel 39 da questa sede a Berlino segreta, ma poi hanno sei istituti in Germania, il primo è a Brandeburgo, importantissimi perché? Perché non solo fanno fuori queste persone, ma perché è l'anticamera, l'apprendistato dello sterminio. È a Brandeburgo, che è il primo di questi istituti, dove vengono sperimentati dosi letali di psicofarmaci, diete alimentari molto speciali che portano alla morte entro poche settimane e soprattutto il gas. E lì, per la prima volta, anche se adoperano l'ossido di carbonio degli scarichi dei camion e non il ciclone B che verrà usato ad Auschwitz, in questi istituti usano l'uso delle camere a gas. E attenzione, è il laboratorio per eccellenza in assoluto di una catena di morte che porterà poi, oltre ad Auschwitz, soprattutto tre campi, Belzec, Sobibor e Treblinka, in Polonia, a far fuori 2 milioni di persone. I personaggi che vengono scelti, in tutto sono una quarantina, fra ex gendarmi, ex SS, ex galeotti, che soprassiedono così diciamo il lato armato dell'operazione T4, perché le persone prima, nella prima fase vengono sterilizzate, poi si passa all'uccisione.
venivano in certi casi, non in certi casi, venivano sempre dopo il trasferimento lontano da casa, senza preavviso, dei malati di mente e dei bambini con malformazioni, venivano portati in questi istituti e li venivano fatti fuori. Prima, per le persone anziane, si faceva una visita per vedere se avevano dei denti d'oro perché era un peccato buttarli via. Siccome queste pratiche non potevano svolgersi ovviamente in maniera pacifica, avevano soldato una quarantina di personaggi che, attenzione, non sono la bassa manovalanza, ma sono l'università del Sonderbehandlung, il trattamento speciale. Cioè, i treni arrivavano a Bezetz pieni di deportati, venivano fatti scendere dai treni con la scusa della disinfestazione gas, la doccia, dalle docce non esce l'acqua, ma il gas è poi cremazione. I personaggi di AT4 poi passano all'Achtzingrainer in Polonia, attenzione alle cifre, 2 milioni di ebrei, quasi esclusivamente ebrei, 74 i sopravvissuti, Treblinka, Bezetz e Sobibor, e poi vengono a Trieste a gestire la risiera di San Sabba. Io conosco molto bene questa storia perché essendo triestino, avendo con il mio teatro fatto molto per la risiera di San Sabba, nel senso che abbiamo fatto un testo, è stato in scena nel 95 con Giorgio Strehler, Monio Vadia, Paolo Rossi, Bebo Storti, Amerlo Antonurti, una decina di attori sloveni di origine croata, ebraica, eccetera, eccetera. Mi sono dedicato molto a questa storia qui e io ho conosciuto questi personaggi che a ritroso l'inizio della carriera l'ho svolto in questo ambito qui, nella T4, l'eliminazione delle persone disabili, eccetera, eccetera. Ecco, dico tutto questo e qui chiudo, proprio per mettere in risalto il valore della sensibilità, dell'intelligenza, della lungimiranza che ha avuto questa donna, perché è stata la prima, diciamo così, ad andare in quel periodo lì, mentre tutto quanto andava in un'altra direzione, ad avere, direi semplicemente una parola molto semplice, umanità, solidarietà, vicinanza per le persone, diciamo così, non oso neanche dire più sfortunate, dico semplicemente diverse da quelli che siamo noi. E per questo secondo me il film ha un valore molto molto importante, perché in quel periodo lì tutto il mondo. La cosa avviene anche in Inghilterra, si sterilizza, in Svizzera si sterilizzerà fino agli anni 70. Qualcuno dei medici che sterilizzavano, che facevano delle prove mediche sui bambini affetti da malformazioni, verranno premiate, prenderanno lauree, eccetera, eccetera. Bene, in controtendenza questa donna ha fatto un passo che andava proprio nella direzione opposta. E dall'altra parte, grazie Renato, e dall'altra parte tutto questo discorso ci aiuta a capire anche qual era la temperie culturale e il momento storico dentro cui le cose che vedrete accadono e quanto davvero fosse non solo rivoluzionario, ma anche inaudito proprio molto di quello che lei di fatto fa. In questo film però c'è una Montessori particolare, nel senso che c'è la Montessori personale, c'è cioè la donna Annalisa, nel senso in particolare c'è una donna costretta dalle cose, poi lo vedremo, a rinunciare a essere madre per diventare in qualche misura madre di altri. Una scelta che per lei, lo vedremo, sarà de devastante, ma che diventa in qualche modo una forma del diritto alla donna ad esistere fuori da casa sua, fuori da quello che la società le impone. Però la costringe a lottare con il suo senso di colpa, no? E a lottare contro tutto quello che ancora oggi le donne sono costrette a vivere quando sono chiamate a decidere chi essere in qualche modo nella loro vita. Per cui io volevo chiedere a te, e so che sei precisa, puntuale e veloce, ma intensa, a che punto siamo? Buonasera a tutti e a tutte e a tutte. Maria Montessori è stata davvero rivoluzionaria, ancora ad oggi probabilmente non riusciamo a capire quanto lo sia stata. La pedagogia di Maria Montessori era una pedagogia politica, con una sensibilità sociale spiccata. Lei parlava di educare alla pace, di rispetto per tutti, bambini e grandi. Parlava di comunità. Quando ha aperto la casa dei bambini a Roma, non l'ha aperta solo per i bambini, per i più piccoli, l'ha aperta per un quartiere, per fare in modo quanto sia stato per lei molto difficile. Sia l'Opera Nazionale Montessori a un certo punto l'ha dovuta quasi cacciare, perché era troppo rivoluzionaria. È stata una delle prime ad andare contro
tutta la parte relativa al fascismo e se n'è dovuta fisicamente andare. Maria Montessori non è neanche sepolta in Italia, è sepolta in un piccolo paesino dell'Olanda, vicino al mare. Quante cose sono cambiate? Sono cambiate tante, ma la base rimane ancora quella. Se penso che nella sua tomba e in questa tomba che io ho visitato e mi sono proprio commossa quando l'ho fatto, è colma di conchiglie e di legnetti con dei messaggi di tutti gli insegnanti che le fanno visita e che rimarcano appunto l'idea della non discriminazione. Ed è questo oggettivamente il messaggio più importante che ci ha lasciato. Oltre ne ci ha lasciati tantissimi. Tra l'altro, il suo femminismo è davvero in realtà poco raccontato in generale, è raccontato dal suo metodo scientifico, i suoi materiali, un po' il pensiero di facciata. Ma Maria Montessori ha fatto veramente tantissime conferenze anche sul ruolo materno, su quanto in realtà le donne dovessero essere in qualche modo non solo più protagoniste, ma protagoniste in modo differente della vita dei propri bambini, con uno spirito di empowerment, che ora è una parola che ci viene facile, ma all'epoca era difficilissimo anche solo pensarla, di protagonismo di questi dei bambini, ma soprattutto proprio di come fa di, della famiglia. Lei in una conferenza dice proprio: non spaventatevi del mio pensiero, perché io non voglio distruggere la famiglia, ma dobbiamo portarla ad un livello più alto di parità. Questo lo diceva all'inizio del Novecento. Direi che questo dice molto, se non tutto. Renato, tu hai una parte estremamente interessante in questo film, perché hai la parte del maschile che si impone col silenzio. Tu compari parlando una volta sola, in realtà, di fatto. E invece c'è un maschile che si vuole, poi lo vedrete, molto, molto aperto, moderno, nuovo, come Montessori invece è la donna nuova, e che poi nuovo non è di fatto per niente. Per cui volevo chiederti invece, a proposito di a che punto siamo, essendo tu anche persona molto sensibile alle tematiche di genere, a tutte quelle che sono le forme appunto di soggettività, com'è stare dentro a questo maschile e com'è rispetto a quel maschile, cioè che riflessioni ti ha portato a fare rispetto a quello che è il percorso degli uomini oggi e inclusi quelli che pensano che ormai insomma questa sia archeologia e poi magari invece scoprono anche dentro di sé aspetti ancora da elaborare. C'è ancora tanto da fare, tanto, tanto, disperatamente tanto, perché poi una frase che si adoperava nel testo di Paolini, nel pezzo finale, che riguarda altri argomenti, ma io la accomuno a questo, è che il problema in questi casi qua non è cercare di individuare il maschilismo o, per caso lì adoperavamo la parola del nazismo, insito sempre in agguato negli altri, ma per una volta intanto cercare il brivido, come chiamarla, l'ebbrezza di affacciarsi su un baratro orribile, che significa che ti ritrovi davanti allo specchio. E quanto dobbiamo fare noi uomini è immane, perché è da recuperare secoli, millenni di arretratezza, dalle religioni, agli stati, agli imperi. Sono state tutte fondate su una discriminazione orribile. E quindi recuperare questo terreno sarà difficilissimo. Si sta facendo tanto. Gli anni 70, diciamo così, una delle caratteristiche più importanti di quegli anni lì, sono state proprio la nascita del movimento femminile che ha portato a mettere anche a disagio la situazione degli uomini, per fortuna, ma tanto resta ancora da fare. Cioè, io ho una figlia che ha due bambini e insomma, non sa come, non può lavorare perché il nido costa tot, se lo trovi il posto al nido e quando lo trovi comunque poi passa una malattia, il bambino sta a casa, la possibilità di avere dei permessi dal punto di vista del lavoro non ci sono, cioè, parliamo proprio dell'ABC, cioè,
ci si lamenta in questo paese non dell'invecchiamento, come dice qualcuno, ma dicono che siamo un paese che stiamo invecchiando. No, tutti invecchiamo. Il problema è che non c'è il ringiovanimento e non si fa nulla, poco nulla, quasi nulla. Non parlo solo del governo esistente, ci mancherebbe, è una tradizione, un percorso molto lungo. Di fare delle cose che diano un aspetto strutturale migliore per le donne che hanno dei figli. Non è possibile che non abbiano dei sostegni, perché vuol dire perdere la professione, perdere la propria libertà. Perché lavorare vuol dire indipendenza, vuol dire che i tuoi soldi ce li hai, altrimenti devi dipendere da qualcuno. E potremmo andare avanti così con centinaia e centinaia di esempi. Non parliamo dei femminicidi. Non parliamo degli posti di lavoro dove gli stipendi a diversi livelli sono decretati perché uno nuovo li prende di più. Insomma, cioè, c'è tanto, 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 tanto da fare. Credo che il nostro paese arriva anche molto in ritardo rispetto alla Francia sui temi, per esempio, della maternità, della natalità. E non la vedo neanche bene perché l'Europa sta passando un momento di. Con il ribadire nuovamente si torna indietro, cioè in cui il ruolo della donna sarà di nuovo quello di stare vicino alla cucina, fare la lavatrice, la lavastoviglie e pulire. Cioè, siamo molto molto indietro. Io spero che ci sia uno scatto, ma la vedo molto difficile, sono molto pessimista, soprattutto in Europa. L'Europa è stata una culla di civiltà, no? Ecco, in questo momento qua ci vorrebbe che proprio dall'Europa partisse. Ci sono degli esempi, per carità. Ci sono dei ruoli a livello europeo che sono ricoperti dalle donne, però resta ancora molto, molto da fare e non apro polemiche su un presidente che si chiama presidentessa o presidente o capo del governo o capa della governa, cioè non mi interessa questo, ecco, al di fuori di queste polemiche spicciole di oggi, è un percorso molto più lungo e che bisogna lavorare tanto, 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 tanto. Hai toccato veramente tanti temi che sono anche i temi del film, dal gender pay gap al appunto il rapporto con la maternità. Troverete veramente tutto qua dentro, ci sono una serie di frasi che sono veramente dei manifesti. Scusate, Potrei. posso interromperti solo un attimo Certo. velocissimo? Dal punto di vista architettonico, andate nei teatri, nei cinema, gli architetti non hanno ancora capito, se voi andate allo Strehler, che è stato fatto da un esimio architetto milanese, quando c'è l'intervallo c'è una fila enorme dove ci sono le toilette per le donne e invece gli uomini no, ma ci vuole poco capire che quell'atto lì va fatto in una maniera diversa e quindi bisogna pensare ad uno spazio un pochino più grande. Parliamo dell'ABC, i bagni. Non si calcola che l'uomo lo fa in una maniera, la donna in un'altra. E quindi bisogna avere degli spazi più ampi di là. No, se andate allo Strehler, anche altri teatri a Milano, altri cinema, vedrete che durante l'intervallo, prima o dopo, la fila dei bagni sono lunghissime, quelle delle donne e quelle degli uomini no. Ma santi numi, è l'ABC. Parliamo delle esigenze primarie. Il percorso, ecco, no, anzi, è interessante questo, nel senso che è davvero il partire dalle piccole cose, che più ancora che fare un discorso di massimi sistemi, soprattutto in un contesto come questo, dove bene o male, se siamo qui, siamo avvertiti su queste tematiche. Però ecco, in realtà Renato mi ha dato un assist prezioso, cioè l'educa, che cosa si può fare, come si lavora con gli adulti sui temi dell'educazione, sui temi nel momento in cui si tratta di diventare, come dice Montessori nel film, padrone e non schiave della maternità e della società dentro cui stiamo. Nelle tante frasi di Maria Montessori celebri che noi conosciamo e insomma ben conosciute appunto a tutti, ce n'è una che generalmente non si fila mai nessuno e sostiene per iniziare a fare educazione dobbiamo partire dagli adulti. Per fare educazione ai bambini dobbiamo partire dagli adulti, che è la realtà più tangibile, che appare quasi una banalità, ma è reale, anche se pensiamo appunto al suo metodo, alla sua prospettiva nei confronti dei bambini, che era totalmente nuova e, ripeto, sottolineo, rivoluzionaria. Lei parte proprio dall'adulto come prospettive rispetto nei confronti di ogni essere umano, perché poi se pensiamo dove ha deciso, perché lei l'ha proprio deciso, di aprire la casa dei bambini a San Lorenzo,
ha deciso una prospettiva, come dicevo prima, politica di un adulto che abbracci tutta la società e la comunità e ogni adulto che circonda poi i bambini, perché lei diceva è inutile che ci soffermiamo sui più piccoli se i grandi che gli stanno attorno hanno degli occhi differenti, per cui partiamo da loro perché poi potremmo arrivare ai bambini e quella sì che è la rivoluzione. Anche se pensiamo alla questione dei materiali, che è una delle questioni più famose di Maria Montessori, è inutile acquistare il materiale se poi l'adulto che c'è dietro quel materiale è un adulto non rispettoso, è un adulto che compie differenze di genere, per cui si invita il bambino a giocare e la bambina a mettere a posto nelle scuole. Questo accade realmente nel 2024, i miei occhi l'hanno visto e sentito. Per cui c'è tutta quella parte di educare soprattutto gli adulti, e gli adulti si educano come? In svariati modi, innanzitutto con l'esempio, con le narrazioni, e con lo studio, ovviamente. Per cui c'è anche tutta una questione molto, lei era molto precisa, molto capillare, era molto rigida. Se sentite le sue studentesse, loro parlano proprio di rigidità, ma non di rigidità di metodo. Di rigidità, di rispetto. Lei diceva sempre: facciamo un passo indietro, interveniamo dove è necessario, non mettiamo il protagonista dell'adulto in primo piano perché l'adulto vuole sentirsi competente. Lasciamo che siano loro a dirci la via. Ed è questo probabilmente l'esempio, uno degli esempi più grandi che ci ha lasciato e l'esempio che dobbiamo seguire, il grande regalo che lei ci ha fatto. Troverete di nuovo tutto questo nel film. È bello come lei non l'ha visto ancora, ha Ancora avuto no, infatti l'altro sono modo, eppure curiosissima. sta aprendo delle porte preziosissime su quello che vedrete, che non è solo il percorso della Montessori, ma è il percorso che in qualche modo poi accomuna i bambini alle donne, nel senso che è quel passaggio di vita in cui il bambino non viene più accompagnato o spinto o tenuto indietro da un maschile validato a prescindere, ma deve essere ascoltato e come nel caso di Montessori, invece nel caso delle donne si prende uno spazio, non aspetta più di essere ascoltato, ma riempie uno spazio anche passando attraverso il maschile se serve come strumento per darsi invece quello spazio. Abbiamo pochissimi minuti, per cui avremmo potuto veramente, ripeto, parlare di un'infinità di cose, di come Montessori considerasse il matrimonio come una gabbia in quel contesto dal quale emanciparsi, anche a costo, lo vedrete, di perdere pezzi di vita per poter scegliere veramente per sé, se non è femminista questo, non so cosa lo sia. Però volevo chiederti una cosa, visto che tu hai citato le narrazioni, i film, le opere teatrali sono inevitabilmente narrazioni. C'è un personaggio dentro questo film che fa un discorso sul corpo e il denaro come strumenti di libertà e che è il personaggio che diventa oggetto di quell'educazione dell'adulto di cui hai perfettamente parlato, ma lei a un certo punto dice a Montessori: raccontaci una storia dove sei tu la protagonista, finalmente. E allora volevo chiederti, visto che stiamo per vedere un film e abbiamo un attore, un regista importante, quanto contano concretamente le narrazioni? Perché noi che le costruiamo siamo convinti che questo conti, però poi nella vita reale ci si chiede sempre quanto pesino e mi piacerebbe il tuo sguardo su questo. Dico una banalità, ma ovviamente hanno una conseguenza molto, molto potente, soprattutto negli occhi dei bambini, che hanno quella curiosità quasi non innata, ma anche sempre dagli adulti che gli stanno vicino, di moltiplicare i punti di vista. Io ho lavorato per tanto tempo a Londra. Ed ero io, Annalisa, italiana e tutta una serie di altre cose. Tanto c'erano le mie colleghe di diverse culture che proponevamo uno stesso modello culturale, perché poi era
era una scuola montessoriana, avevamo lo stesso sguardo di rispetto sui bambini, ma con modalità diverse. Io penso sempre a quanto gli abbiamo fatto proprio un bel regalo a questi bambini. Se io penso, io sono nel gruppo scuola del CIG di Arcigay, e se penso a come ero quando ho iniziato questo percorso, prima di essere una volontaria, e adesso che lo sono, ho imparato, ho conosciuto tutti i miei colleghi con storie assolutamente non innovative, perché poi sono storie assolutamente normali, ma storie differenti da me. Ecco, questo è quello che porta Montessori nella sua filosofia, l'altro da me, e l'altro da me è rispettoso ugualmente di rispetto. Tra l'altro, Maria Montessori ha scritto dei testi in età, nella sua giovinezza, davvero preziosissimi. E tra questi testi c'è un riferimento all'educazione finanziaria, perché durante appunto il suo primo periodo, Montesano, che appunto è stato Lo vedrete. esatto, ha provato a un certo punto anche a fargli le scarpe, perché insomma hanno usato che il suo pensiero rivoluzionario era veramente importante da diffondere, e stava iniziando ad avere un discreto. Non dico successo perché è una parolona, eravamo sempre in Italia e lei era sempre una donna, però insomma discreto margine di avanzamento, e lui ha provato a togliergli quel potere e ha provato anche a togliergli del denaro. Per questo è necessario che una storia come quella di Maria Montessori venga diffusa e che abbia riconoscimenti che merita finalmente nel suo paese. Ed è il motivo per cui esistono film come questo, Maria Montessori, la nouvelle femme, di cui ringraziamo Wanti, io ringrazio, spero che siamo precise con i tempi, ringrazio di aver avuto l'occasione di questo bellissimo confronto, grazie ad Annalisa Falcone e a Renato Grazie Sardi, noi adesso a ci voi. Grazie a voi. spostiamo e vi lasciamo al film.